amici di Start, benvenuti a questa sesta puntata di Noi che stiamo a casa. Dunque, siamo oramai in praticamente in alta primavera, bellissime giornate fuori. Oggi comunque c'è una novità nella nostra trasmissione, perché non sarò da solo a condurla. Allora, andiamo su, facciamo vedere chi c'è con noi. Bellissimo, non si vede nulla. Vabbè, lo sapete voi che andiamo in diretta, quindi qui può succedere di tutto, non ci sono problemi. Allora, perfetto, andiamo. Cateno, buonasera, buonasera Cateno. Ciao Nicola, buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, ormai mi permetto di dire nostri ascoltatori. Buona domenica Nicola, ciao. Altrettanto. Allora, che settimana è stata per te Cateno? Beh, abbiamo iniziato questa nuova settimana della fase 2, si può dire, tutti abbiamo iniziato a sperimentare questa fase 2, ecco, la prima cosa che ho fatto io è stata quella di iniziare un po' di attività fisica, quindi passeggiando, oggi ne andando parleremo a trovare qualche congiunto, insomma la settimana l'abbiamo iniziata bene, poi inoltre mi preparo dunque gli esami di Stato, certo, quindi in collegamento con la scuola. Quindi abbiamo, sei pronto su tutto, perché sei andato dai congiunti, hai fatto sport, quello che un po' abbiamo fatto in realtà tutti, perché ci siamo un po' liberati di un peso, però forse abbiamo un po' esagerato, c'era un po' troppa confusione. Comunque ne parliamo col primo ospite, che io vado a chiamare subito, e tu resti ovviamente in linea, è tutto sperimentale, per cui può essere, vediamo se funziona tutto bene. La chiamata in corso, sì, perché siamo un pochettino in maniera tale che ci vediamo tutti, perché sennò non ci entriamo tutti nel riquadro. Dovrebbe essere così. Signor sindaco, sì, siamo qua. Un attimo, sono pronto. Ok. Sì, mi senti Nino? Sì. Perfetto. Buonasera sindaco. C'è anche Cateno collegato con noi, che mi dà una mano nella conduzione oggi. Senti Nino, dell'altro sindaco, col Baffi. Pari. Diego della Vega. Ma è comunque, voglio dire, è un ragazzo molto promettente. Ora quest'anno c'ha gli esami di Stato, ma poi sarà sicuramente... Online, come li farete? No, il ministro con una nuova ordinanza ci ha comunicato che ad oggi dovremmo farli di presenza. Solo la commissione e il candidato. Ma saranno soltanto orali o li fate anche scritti? No, solamente orali, ci sarà una nuova. Guarda che sei in linea, guarda che sei online, sei in diretta. Ti ho chiamato, ma sei in diretta. Vabbè, ci sta. Grazie Nicola. Prego. Avevo capito che ancora non lo posso. No, comunque il culo c'è sicuramente, te lo posso assicurare, che non lo possiamo dire chiaro. Un po' di fortuna, tutto sommato. bene, grazie Nicola per questa cosa. Vabbè, in maniera simpatica. Allora, che cosa ci racconti Nino? Hai detto che sono delle buone notizie, quindi diamole. No, ci sono le buone notizie, sono che attendiamo l'ultimo esito, diciamo, un tampone su un soggetto che è attualmente positivo, uno degli ultimi positivi in questo momento a Piazza, quindi siamo, diciamo, ottimisti. In realtà in questo momento abbiamo 4 soggetti positivi, però come ho comunicato nelle scorse giornate, diciamo il dato che è positivo è il fatto che di questi 4, 3 sono persone che da settimane, devo dire da mesi in realtà, quindi ancora prima che iniziasse la pandemia, si trovavano per altre ragioni ricoverate presso strutture sanitarie fuori piazza, fuori alla vostra città. Questo, diciamo, è l'elemento positivo, questo per dire che appunto siamo riusciti bene a contenere ad oggi, a controllare questo fenomeno che, come oggi stesso ha ribadito l'assessore regionale alla sanità, non ci deve fare rilassare per nulla, perché il virus, oggi Presidente ha detto, il virus è ancora dietro l'angolo ed è purtroppo così. Quindi la massima attenzione dobbiamo sempre rivolgere noi nei comportamenti quotidiani, quando usciamo di casa, quando facciamo una fila, quando andiamo per esempio nei boschi, Nicola.
e mi viene segnalata una presenza massiccia di persone nei boschi. Io mi rendo conto che il tempo è molto bello, la gente per tante settimane è stata chiusa a casa, però ecco, non, cerchiamo di non disperdere il sacrificio che abbiamo fatto per mesi Sì, Lino, tutti insieme. sui boschi ti posso relazionare anch'io perché io vado regolarmente. Sì, effettivamente Voglio dire. c'è un po' di gente in più rispetto a quella che normalmente si trova. Insomma, qualche improvvisato che ha deciso di fare un pochettino di moto lo troviamo e ci sta tutto sommato. Anzi, va bene. Io alle prime volte ho portato anche la mascherina, sinceramente, e prima di incontrare la gente, quando da lontano vedevo qualcuno, la indossavo. Questo per rispetto degli altri, non per proteggere me, giusto? Per rispetto degli altri. Qualcuno Certamente, forse certamente, certamente. non Come l'ha quando. capita bene la cosa. Comunque le distanze ci sono, insomma, la bellia è bellia, le distanze si possono mantenere. Quindi tutto sommato non ho trovato la folla. Però quello che ti devo segnalare invece è qualcosa che tu avrai notato sicuramente, o anche dei video che purtroppo non posso mandare adesso, ma ci sono, il percorso va messo in sicurezza. Parlo dal macello alla Madonnina, quantomeno, eh. Quel percorso va messo in Assolutamente. sicurezza perché ho fatto delle riprese che veramente sono terrificanti, di alberi che sono pronti a cadere e alcuni sono caduti già Io ti, passati. Nicola, guarda, io ti ringrazio per diciamo, questa tua considerazione che non la considero una domanda, ma in realtà noi circa prima della pandemia avevamo già in atto un piano di messa in sicurezza del bosco e anche un altro piano. Un piano vero e proprio di gestione del bosco che per la prima volta verrà adottato nella nostra città. E purtroppo la pandemia ha fatto fermare il mondo e quindi ha fatto fermare le ditte o chi doveva interessarsi ai controlli, al tutto a partire dal corpo forestale. Però ti posso dire, anzi colgo l'occasione, fino a ieri pomeriggio, sabato, abbiamo fatto due sopralluoghi, mattina e pomeriggio, proprio perché stiamo partendo con la messa in sicurezza del Bosco Bellia, all'interno, quindi non soltanto diciamo, tutto quel tracciato che tu hai indicato, ma che continuerà anche per Santa Caterina, cioè tutte le strade interne ai boschi, tutte le strade battute sia diciamo, da chi svolge attività sportiva, ma anche da mezzi di qualunque tipo verranno messi in sicurezza già da subito. Ripeto, ci siamo dovuti fermare, era un progetto che stava per partire proprio all'inizio di quando scoppiò questa pandemia e lo stiamo potendo riprendere soltanto adesso, ma siamo consapevoli. Una notazione tecnica, qualcuno ha scritto che l'audio non si sente bene. Se mi date conferma, se l'audio arriva perfettamente via Facebook, però parlo non per voi che siete collegati così. Ecco, se ci fate sapere esattamente come si sente l'audio. Allora, sì, volevo anche dirti che, insomma, è inutile nasconderci, l'argomento della settimana è stato anche la nota che è arrivata dalla Corte dei Conti, che ovviamente, come tu stesso hai riconosciuto, aveva un tono abbastanza duro, abbastanza Molto duro. duro e fastidioso, Ti avviso che aggiungo. subito dopo noi avremo sia Alessio che anche la dottoressa Vagone, il vice sindaco, che attualmente è assessore al bilancio nuovamente, e che ci parleranno in dettaglio della situazione. Però penso che tu voglia chiarire anche qualche cosa perché. Assolutamente sì, sono stato io il primo a dire che la nota è sicuramente una nota molto dura, però dobbiamo anche un attimino fermarla nel tempo e capire realmente le cose come stanno. Ho detto anche che al di là dei toni, ecco, è più una nota di sostanza, scusami, di forma più che di sostanza. Quella nota era ferma al 24 ottobre dell'anno scorso, cioè quando noi siamo stati convocati dalla Corte dei Conti, che in realtà ci aveva già convocato per gli stessi argomenti e per lo stesso ordine del giorno nel mese di maggio del 2019. Quindi è un qualcosa fermo nel tempo che è di un arco temporale di un anno fa, in un momento in cui avevamo approvato il rendiconto, che non era giunto per un problema tecnico che poi scoprimmo insieme proprio durante la fase, gli mancava un pezzo purtroppo alla Corte dei Conti in quel momento, e che evidentemente ancora quando venne data, fatta poi la nota, non era giunto, ma è stato assolutamente trasmesso tutto quello che doveva essere trasmesso. Avevamo approvato il piano di riequilibrio, la Corte dei Conti ci indicava del come mai, ancora quale fosse la situazione relativamente al bilancio di previsione del 2018 e seguenti. Effettivamente noi a quella data
non avevamo formalmente approvato il bilancio di previsione, ma questo non significava che non ci fosse, perché noi con l'approvazione del piano di riequilibrio in realtà avevamo approvato e programmato i bilanci per i 10 anni a seguire, ed era il termine previsto appunto dal piano di riequilibrio che noi stessi approvammo il 2 di settembre. In realtà subito dopo, qualche giorno dopo quel 24 ottobre, approvammo anche il bilancio di previsione. E poi è successo tutto quello che è successo con la dichiarazione del dissesto. Quindi la nota della Corte dei Conti è sicuramente una nota dura, ma è assolutamente, io ritengo, superata. E comunque, voglio dire, ripeto, la Corte dei Conti ha ritenuto di doverla indicare, noi ne abbiamo preso atto, trasmetteremo ovviamente tutto quello che la Corte in quella fase ci chiedeva, quindi al 24 di ottobre, sono certo che potremo Ok, dimostrare. Come abbiamo operato ma soltanto adesso nell'ottica di un Lino. risanamento dei conti di questo ente, in un'ottica senza, tra l'altro, c'è una frase che si parlava al condizionale, si potrebbe creare il danno erariale, c'era questa frase proprio che mi ha dato, dimostreremo che non soltanto noi non abbiamo potuto perché non lo abbiamo voluto ovviamente creare danno erariale, ma c'è stata una contrazione della spesa, una riduzione della spesa e che potremo assolutamente dimostrare. Ne parleremo anche più Però tardi. questo, mi contento, no, però io ti dico di più, Nicola, questo è il frutto, te lo dico perché ormai è anche innegabile, di un clima che si è creato nella nostra città. Io ho fatto un video altrettanto duro a seguito soprattutto dei commenti che giungevano dall'opposizione. Quando si dice che l'amministrazione Cammarata non è un avversario, ma è un nemico da dover abbattere in ogni modo, lo si dice coscienza e coscienza. Perché quando dall'opposizione le uniche proposte che giungono sono semplicemente atti, note, che continuamente, di continuo, vengono indicate alle autorità, alla Corte dei Conti, alla Procura Generale della Corte dei Conti, è chiaro che il clima non è un clima sereno, non è un clima che invece in questo momento dovrebbe invece esserci, anche da parte dell'opposizione, perché ricordo a tutti che è fondamentale, non dico un'armonia necessaria, ma noi stiamo affrontando il periodo storico probabilmente più diciamo terribile, ovviamente forse nei decenni, un periodo davvero sotto tanti aspetti molto molto difficile, e forse diciamo un clima diverso potrebbe solo aiutare. Ma siccome, lo ribadisco, l'amministrazione Cammarata non è un avversario politico da sconfiggere, o che si magari si è riusciti a sconfiggere nelle urne, deve diventare un nemico da battere in No, ogni ma modo. E queste note ogni giorno, quotidiane sono, Nicola, quotidiane. aspetta, Tu devi aspetta, pensare che Lino. hanno tentato di colpire me e quindi l'amministrazione attraverso colpendo i dirigenti e i funzionari del comune. Tu hai voluto uscire dall'argomento, quindi io sto cogliendo, No, diciamo, ma la palla al balzo. volevo dirti Posso una questo? cosa, siccome io seguo le amministrazioni comunali, credo dal 1978, roba del genere, Sì, per motivi, sai, le sì. radio libere all'inizio, poi come giornalista, poi per tanti, tanti anni li ho seguiti, quindi conosco bene la situazione. Non pensare di trovarti in una situazione completamente innovativa, perché quasi sempre le amministrazioni vengono attaccate così. È una posizione che mi ha visto anche da quella parte, dalla parte dell'attacco, voglio dire, io lo ammetto, perché durante l'amministrazione Milotti sono stato uno di No. quelli che ho attaccato, sicuramente. Però io facevo informazione, facevo satira. Aspetta, aspetta. Nicola, Io faceva chiaro, io assolutamente, credo esatto. che tutta la politica piazzese debba riflettere sul ruolo, sui ruoli che si hanno all'interno dell'amministrazione comunale. Anche fare l'opposizione andrebbe fatto in una certa maniera, amministrare andrebbe fatto in una certa maniera, senza arroganza, perché Vuole, l'etica ci a vuole volte è ovunque, inevitabile, Nicola. scusami, Qua a noi volte è siamo a un livello, inevitabile, è scusami, dove ci inevitabile. sono consiglieri comunali, io non so se si era mai che si sono dovuti difendere e denunciare penalmente gli uni con gli altri. Cioè noi siamo lo scontro, il livello a cui qualcuno ha E non va bene la portato il città lo dibattito scontro. politico. Io non so se ha precedenti, Nicola, No, ha guarda, precedenti, lo ti dico posso sinceramente. assicurare, ha grandi precedenti. Ma comunque questo non, io secondo me dovrebbe, insomma, ragionarsi, dovremmo ragionare tutti, opposizione, maggioranza, attorno a un tavolo e capire che al centro dell'interesse c'è la città e che ci sono i mezzi per fare una bellissima opposizione, perché attenzione, una buona maggioranza ha bisogno di una buona opposizione e ci sono... Ma magari, Aspetta, bisogna assolutamente. evitare i toni arroganti, bisogna essere più cordiali, bisogna cercare i punti di unione. La politica è un modo di, bisogna, diciamo, è l'arte della mediazione, in fin dei conti.
Ecco, andare dietro ai tribunali, alle querele che io stesso ho subito, tu lo sai perfettamente, sono Sì, ma tu non stato, sei un non sono un amministratore, Nicola, amministratore, ma le ho capisci? subite anche perché Cioè, il parlavo punto è male questo qua. Io ti ho dell'amministrazione. fatto l'esempio, ci sono in consiglio comunale, un consigliere ha denunciato altri consiglieri comunali. Cioè, qua si va al di là, non c'è più un dibattito, un sano dibattito. Qua ognuno, qua, voglio Serve, dire, è un clima mettete. brutto, te Ma lo noi dico ve lo dico come sinceramente, ecco, no? cittadino, come rappresentante dei cittadini in questo momento, cioè cerchiamo di mettere un punto fermo, di amministrare la Sono città, d'accordo di con fare te, sono l'opposizione, che d'accordo con te. l'amministrazione sia più aperta possibile, più trasparente possibile, capisca anche le esigenze dell'opposizione e che la maggioranza, cioè maggioranza e opposizione, che abbiano un atteggiamento costruttivo, sempre in ogni caso. Poi alla fine al centro dell'interesse c'è la città. Se ci arrabbiamo perché ci teniamo alla città, questo è chiaro. Però bisogna mantenere un certo atteggiamento. Sono assolutamente d'accordo con te, Nicola. Non a caso ho detto determinate cose, mi auguro che davvero il clima possa un Io attimino distendersi. no, volevo sapere se c'erano domande che volevo Sì, farti. io volevo fare una domanda, se possibile, al sindaco. Ecco, sotto l'aspetto economico, come prevede la ripresa per la città e sull'aspetto del turismo, state già lavorando come amministrazione? Cateno, allora ti informo che stiamo già tentando di organizzare la 65ª edizione del Palio dei Normanni. Ovviamente è una cosa molto difficile perché i grandi eventi sono in questo momento bloccati. Stiamo cercando di capire se ci sono le condizioni per poter fare comunque qualcosa di importante e che quindi sia direttamente collegata al settore turistico, che in questa città rappresenta una importante fascia di reddito e quindi di economia del territorio. Come qualcuno, un amico comune, Turi Amore, ha voluto precisare qualche giorno fa, quando c'è uno spettacolo significa un mondo che ovviamente vive attorno, diciamo, non sono le feste o i festini, ma sono artisti, sono professionisti di un determinato settore che vivono e campano di questo, quindi famiglie che campano anche di questo. Per quanto riguarda la ripresa economica, noi abbiamo avuto un importante incontro la scorsa settimana o 2 settimane fa ormai, penso ormai il tempo non riesco manco più, passa talmente Ci credo. velocemente. Abbiamo tenuto un'importante riunione con CICU, il presidente dell'IRPIS, l'avvocato Gargano, che ci ha dato, diciamo, delle indicazioni che stiamo portando avanti. Quello che io vi posso dire e anticipare, gli ultimi 3 anni dell'amministrazione, la mia amministrazione, diciamo, di questo mandato, saranno incentrati sullo sviluppo di quelle che sono attività produttive, a partire dal rilancio dell'area artigianale, a partire dal rilancio dell'area Siace e a partire, su questa è una cosa su cui già stiamo in realtà lavorando da qualche settimana, il rilancio dei nostri boschi, che possono diventare davvero il volano, insieme al turismo, dell'economia di questa città. Abbiamo già delle idee, dei progetti che stiamo mettendo sul campo. Gli istituti regionali come IRCIS o altro sicuramente serviranno ad agevolare questo percorso. Il Beh, mercato sì, è no, no, andato vabbè, bene. sì, prego, vai, Nicola. Il mercato, volevo dire, è andato bene giovedì, si ripeterà giovedì prossimo. È andato molto bene, devo dire, tutti sono rimasti soddisfatti. Noi avevamo proposto, questo ci tengo a dirlo, alle associazioni di categoria, perché poi durante la settimana siamo stati fermati dagli operatori. Noi avevamo pensato, in realtà in questo momento la normativa nazionale non ci aiuta perché ancora non sono aperti i mercati in senso lato, però la nostra idea che abbiamo posto alle associazioni di categoria era quella di poter realizzare il mercato settimanale per i nostri concittadini, per le attività più attente. Loro ci hanno spiegato, noi infatti non abbiamo a quel punto insistito, che probabilmente un mercato funziona laddove ovviamente ci sono più categorie, più attività rappresentative, cioè dal venditore di scarpe, di tessuti, dagli alimenti e da altro. Quindi in quella fase non hanno ritenuto, però ci prepariamo a ragionare sul nuovo mercato. E quando parlo del nuovo mercato non lo dico a caso. I mercati in Italia non saranno più come sono stati fino ad oggi, perché con le regole nuove, con il distanziamento, con le misure di sicurezza, sicuramente dovremo, chiaramente tutti dovremo necessariamente fare i conti con queste novità importanti.
quindi con le associazioni di categoria stiamo già lavorando ad immaginare come debba essere appunto il nuovo, i nuovi mercati, ripeto, nel rispetto di quelli che sono le leggi e soprattutto nel rispetto della salute di ciascuno di noi. Ok Nino, io ti ringrazio moltissimo, devo dire per correttezza ovviamente che sugli argomenti che abbiamo trattato poco fa su maggioranza e opposizione, se qualcuno volesse dire qualcosa noi siamo sempre a completa disposizione. Guarda, assolutamente, come il mio non era un fare polemica, però ci tenevo veramente a dire che quando arrivano note anche di un certo tenore non sono figlie del caso, era questo il messaggio che io volevo andare, okay. Ma sicuramente probabilmente sono figlie di un clima politico che si è e che si è determinato. Per carità, ognuno fa la propria parte, ci auguriamo che davvero tutti però remino per il bene comune che è l'interesse di questa città. Me lo voglio augurare. Ok, grazie. Speriamo Nino. Bene per la città. Ciao, ciao, grazie mille. Grazie. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Di nuovo. Bene, allora, sì. Cateno, tu resti in linea, passiamo ai prossimi. Siamo, il sindaco è stato chiaro, ha detto un po' com'è la situazione, che cosa si prevede per il futuro. Ora vediamo il prossimo ospite, Nicola. Allora, i prossimi ospiti sono in realtà due, speriamo che adesso ci rientrino nell'inquadratura, perché li chiamerò con WhatsApp, ma ancora non gliel'ho detto. Sta squillando e sono due amici nostri che ci mancano tanto a Piazza Armerina, devo dire che ci mancano tanto. Vediamo se ci rispondono. Appena ecco in connessione, perfetto. Andiamo, facciamo vedere chi c'è. Buonasera. Buonasera. Patrizia, devi metterti in linea con la testa di Antonio. Patrizia Veraldita, Antonio Cascio. Non ti sento. Nicola, non ti sento bene, Nicola. Mi senti a tratti? Sì. La voce va e viene. Purtroppo questo è un problema legato, non è un problema tecnico nostro, è un problema legato alla connessione, che invece io ti sento benissimo comunque. Patrizia, un pochettino più, più stretta. Aspetta, è piccolo il telefonino. Ragazzi, è che voi avete mangiato assai. Lui è grande, quindi prende tutta l'immagine, allora, prende tutto il telefono. Patrizia. È piccolo il telefonino, per questo te l'avevo detto di andare lì. Dai, ci andate bene così, dai. Patrizia. Comunque, anche lì ho capito che sono tutti contro tutti. Beh, quello che succede adesso ne parla, questa pandemia ci troverà migliori di una volta. Antonio, fatevi presentare un attimo, quando vi presento. Allora, Patrizia Veraldita, il vulcano Patrizia Veraldita, devo dire. Sì, il vulcano, ti sento male, però ti sento, vabbè. Noi ti sentiamo benissimo, vai tranquilla. Il vulcano Patrizia Veraldita ha sempre partecipato, perché ha partecipato con noi alle Radio Libere, abbiamo presentato... Non ti sentiamo. Facciamo così. Parla Nicola, parla. Vediamo con le cuffie se va meglio. Parla Nicola. Praticamente dicevo... Dico... Ma io sono in ritardo tra l'altro sul telefono. Aspetta. Sì, se aspetti quello che ti arriva... No, io sono in ritardo col telefono. 20 secondi. Il collegamento in diretta, Nicola, avrai 20 secondi di ritardo. Allora aspetta. Sì, allora. Bravo, bravissimo. Facciamo sono 20 una... minuti di ritardo. Antonio, la presentazione ancora. Chiudo la connessione e la richiamo. Volevi sapere come stiamo passando questo periodo? Aspetta, come fai? Cos'è? Sì, e ci vado in tutto io. E c'è il vulcano, e no, non lo mangio. Aspetta, chiudo la trasmissione e vi richiamo. Chiudo oddio, un attimo. Chiudo... Sento, ma Michi, non ci sento. Aspetta. Vi richiamo io. Aspetta che ho richiuso tutto, così. Vediamo di richiamarli immediatamente. Allora, chiamiamo prima di tutto Cateno, vediamo se riusciamo ad avere anche... Sarà un problema loro comunque, perché io sento bene. Sì, è loro che hanno il problema in entrata, vediamo se glielo risolviamo così. Sì. Richiamiamo. Ma ho sbagliato il numero. No. È simpatico perché questo sistema. Dai. Cateno e richiamiamo Antonio. Ok, vediamo se adesso riusciamo a fare questa connessione. Allora, Antonio e Patrizia si trovano a Torino, non sono a Piazza Armerina. Adesso mi sentite un po' meglio?
Leggermente, perché salta, scatta un po'. Comunque, proviamo. Andiamo avanti. Allora, casomai ve le scrivo le domande. Allora, stavo dicendo, Patrizia, che ha avuto... Patrizia che ha avuto, che ha fatto tante cose comunque qui a Piazza Venire, sì, molto conosciuta anche peraltro. Adesso... No, se ci parli sopra non ti ha visto che... Io lo sto passando. È lui che smuove la bocca e passa. Antonio, invece... Che stai a Dio? Non mi senti completamente. Vai, Michi. Allora, vi scrivo la domanda, vi faccio la domanda scritta o mi sentite? Un poco. Vai, prova. Allora, io vorrei sapere cosa state facendo attualmente. Antonio è attore, lo conosciamo, ha partecipato anche al Palio dei Normanni, ma ha fatto tante delle stagioni teatrali a Piazza Armerina, in questo momento si trova a Torino, e Patrizia è un insegnante oramai. Patrizia, allora, come avete vissuto questo periodo a Torino e qual è la situazione attualmente a Torino? Allora, la situazione a Torino non è semplice, nel senso che comunque qui i contagi aumentano e aumentano purtroppo anche i morti. Anche qui a Piossasco, perché noi viviamo in un paesino vicino a Torino, ci sono stati parecchi contagi, ci sono stati morti, non tantissimi, 10 morti dall'inizio di questa pandemia, però comunque secondo noi qui sono tanti, 10 morti. Ci siamo tenuti lontano, è da 50 sì, giorni che stiamo dentro casa. Si esce solo per fare la spesa. Ci sono i cagnolini che ci portano fuori. Sì. Ci fanno uscire loro fuori, capito? Ci portano a passeggio, ogni tanto, oh, andiamo fuori. Che palle. Non è vero, anzi. Ma vi hanno fermato qualche volta? Vi hanno fermato? No, però, sì, due volte, no? Che rigidi. Addirittura... No, ma una volta no, vabbè. Ormai siamo anche ai paradossi, i vigili che ci fermano, che dicono dobbiamo tenere la distanza di lei. Gli ho detto, ma scusa, ma noi dormiamo insieme, che distanza dobbiamo tenere? Assurdo. Vabbè, però ci sono molti controlli, quello sì. Non è una situazione facile. Antonio, per il tuo lavoro... Che dici, Nicola? Per il lavoro di Antonio. Non l'ho sentito. Antonio, come per il lavoro suo, per Antonio. Siccome ci sta... Ma il mio... avevo dei progetti, stavo programmando alcuni lavori, mi si è fermato tutto. Certo, qui perché questa situazione... bloccato tutto. Questa situazione purtroppo la stiamo vivendo qui a Piazza Armerina, anche c'è Turi Amore, sì, che si è bloccata anche tutta la stagione. È una situazione che per alcuni versi veramente non è superficiale definirla proprio drammatica, perché è una situazione molto drammatica per alcune persone nel settore dello spettacolo. È vero. Anche a Catania. No, ma il fatto è che noi non sappiamo assolutamente cosa succederà, capito? Perché qui si fanno varie ipotesi, ci sono varie proposte, però posso capire in un teatro dove ci sono 5.000 persone, uno può stare anche con 500, 1.000 persone, ma in un teatro dove ce ne sono 100 o 50 non puoi stare con 25 persone, capito? Cioè questo qui per le compagnie anche più grosse sarà una grossa perdita, non si sa assolutamente. Adesso dicono che dovrebbero riprendere le produzioni cinematografiche a Cinecittà, ma io non lo so come faranno, cioè non si può recitare con le mascherine, non si può tenere a distanza, diventa un pochettino più complicato per noi, quello sì. Sì, ma infatti volevo fare una domanda. Secondo lei il mondo dello spettacolo, nel mondo dello spettacolo ci sarà un'evoluzione, un cambiamento? Ecco, come stava dicendo lei. Deve per forza avere un cambiamento. Non so come sarà. Non riesco, sto seguendo un pochettino di proposte che stanno portando avanti, ma francamente non lo so che cosa potrà succedere, non ne ho la più pallida idea, è tutto abbastanza confuso, anche Franceschini non è che sia molto chiaro in tutte quante le sue dichiarazioni, cioè non lo so, non ne ho la più pallida idea, non so cosa succederà francamente, non si riesce bene a capire dove andremo a finire. Io anzi mi scuso se sto parlando che dietro non ho una libreria. Volevo metterla, ma qui non ce l'ho. Perché sai, con una libreria dietro.
Capito, quello è un grosso peccato. Comunque, Antonio, abbiamo nelle puntate precedenti abbiamo mandato il video dove tu sei, mi viene da ridere, ti spiego perché, dove tu sei interprete di quel corto che abbiamo girato. Ah, il video tuo, che poi il video di Antonio? Mi ha causato un sacco di problemi quel video, Nicola. Sai che io ho avuto... Io ho avuto un problema che ho fatto una rottura nella vertebra. Allora, guarda caso, in quel periodo lì usciva fuori questo video e la gente mi telefonava dicendo: Antonio, ma che ti è successo? Sei con la sedia a rotelle? Cioè, è stato veramente... In realtà il video l'avevamo girato molto bene prima. Ne sono uscito fuori, bene. Però il video è molto bello, questo lo posso dire. Il video è molto bello. Grazie, Patrizia. È stato un bel lavoro che abbiamo fatto assieme. Senti, ma invece noi, siccome probabilmente nel mese di giugno, appena possiamo, scendiamo giù, ma cosa troveremo giù? Beh, trovate innanzitutto ti devo dire che per quanto riguarda il comportamento dei piazzesi durante il periodo della fase 1 è stato esemplare. Veramente la gente nel 99,9% dei casi ha mantenuto l'atteggiamento corretto, e questo bisogna riconoscere. Adesso chiaramente un po' la gente si è lasciata andare, normale, insomma, si deve un po' uscire, si deve un po' riprendere la vita. Speriamo però che si mantengano quelle norme. Si sente scarti, Nicola. Lo so, non dipende da me, purtroppo non posso fare nulla. Comunque, Patrizia, okay, Scendete perché trovate sicuramente tanto affetto. Ecco, questo vi arriva? Come? Arriva sicuramente tanto affetto. Tanto affetto, sì. Okay. L'affetto ne abbiamo da buttare, Nicola. Io non lo so, siamo siciliani, no? Lo facciamo benissimo. Sì. Tanto affetto. Ok. spero comunque, io seguo comunque tutte quante le vicende di Piazza Armerina, continuo a seguirle con molta curiosità. Cosa sta succedendo anche lì a Teatro Garibaldi? 18:33, devo chiudere purtroppo perché abbiamo altri ospiti, ne abbiamo diversi, però noi ci risentiamo, vi prometto che sicuramente ci risentiamo. Una buona serata. Va bene. Statevi bene, ciao. Allora, come vedi, Catena, un pochettino di... Sì, vediamo. Ok, andiamo in onda sempre con Catena. Ok, andiamo. Ecco Nicola, vedi, sì. Nella zona del nord Italia, le più grandi, come ci ha un po' descritto qui ora il nostro amico, anche nelle zone del nord Italia, proprio il teatro e il mondo dello spettacolo stanno vivendo momenti di grande crisi. Speriamo veramente che si risolvano il più presto possibile. È ovvio, ci sarà un'evoluzione anche nel mondo dello spettacolo, vedremo. Allora, io stavo provando a chiamare Luisa, l'onorevole Luisa Lantieri, vediamo, ma mi dice che è impegnato in altra conversazione, ma Luisa è sempre impegnato in altra conversazione. Esatto, perfetto. Allora andiamo avanti, li chiamiamo dopo. Invece andiamo a chiamare l'assessore, adesso dovremmo farla in quattro questa connessione, vediamo se ci riusciamo. Allora, Alessio. Questa domenica ci stiamo superando, Nicola. Aspetta che chiamo Alessio. Innanzitutto l'assessore Alessio Cugini, assessore che adesso non ha più il bilancio, ha mantenuto, si occupa della polizia municipale, cioè le sue deleghe alla polizia municipale, anche lui sta squillando ma non risponde. Oh. Eccolo. Alessio, ecco. Ti sei svegliato adesso? Sì. No. Mi senti, Ale? Pronto? Magari. Siamo sempre in giro col comandante Gabriele. Se la connessione è un po' disturbata. Allora, io provo a chiamare, invece, vediamo, provo a chiamare anche, resti in linea, Alessio, perché provo a chiamare la dottoressa Vagone. Vediamo se il vice sindaco, ecco così, dovremmo essere tutti e quattro collegati. Allora Alessio, io già col sindaco, non so se l'hai sentito, ha già accennato, ha parlato in realtà in maniera molto completa
per quanto riguarda la, la nota che è arrivata da parte della Corte dei Conti, una nota anche lui certo. mi ha detto molto dura, una nota che insomma praticamente c'era una minaccia molto importante, anche coinvolgimento della Procura della Repubblica, Procura della Corte dei Conti e roba del genere. Ci ha spiegato che non è in realtà un problema, cioè la Corte dei Conti inquadrava un problema di un... Dottoressa, buonasera. Non sentiamo l'audio. Vediamo se ce la facciamo, se questo sistema ce la fa a tenere tutte queste telefonate. Flavia, ci senti? Mi appare la scritta di connessione, come potete vedere, quindi non sentiamo il tuo audio. Cateno, ti scollego un attimo, scusami, così vediamo se per caso... Vai Nicola, io... Ok. Alessio, tu mi senti bene, no? Ti sento. Perfetto. Sì, allora iniziamo, richiamo adesso Flavia, vediamo se Flavia... Adesso riusciamo a farlo entrare pure. Allora, vuoi iniziare a parlare di questo, il tuo punto di vista su questo discorso della Corte dei Conti? Anche perché tu non hai più il bilancio, c'è la Flavia, però chiaramente nel periodo a cui si riferisce la Corte dei Conti mi sembra che c'eri tu come assessore al bilancio. Assolutamente. Sì, c'era in realtà già prima Flavia, poi adesso è tornata Flavia. Al tempo dell'audizione ero io assessore al bilancio. Non ho avuto purtroppo modo di sentire il sindaco perché siamo ancora in giro con il comandante Gabrielli, che è fermato un attimo. Però immagino che abbia detto quello che ovviamente è la verità rispetto alle tante e troppe bugie che si sono sentite in questi giorni. È chiaro che la Corte dei Conti dà un giudizio che è fermo ad ottobre del 2019. Nel frattempo, amministrazione, questa giunta e questo consiglio comunale, ovviamente i consiglieri di maggioranza, perché quelli di opposizione sono non pervenuti anche su questo, ha fatto di tutto per salvare l'ente. E che cosa significa questo? Approvare il bilancio 2018, quello stesso bilancio, consentimi Nicola, che chi ci ha preceduto aveva pensato bene di non approvare. E questo dovrebbe ricordarlo soprattutto chi c'era in Consiglio Comunale, non pretendo che se lo ricordi Alberghina, ma pretendo che se lo ricordi consigliere Arancio, che diceva di fare opposizione, e a breve ti dirò qualcosa che potrebbe essere un tantino, come dire, sorprendente, diciamo, per qualcuno. È chiaro che la Corte dei Conti dice anzitutto una cosa importante. Questa amministrazione, l'amministrazione Cammarata, è l'amministrazione che ha consapevolmente deciso di non far ricorso al dissesto. Questo significa che è la prova approvata che tutta la giunta e ovviamente i consiglieri di maggioranza hanno veramente fino alla fine provato ad evitare una strada che purtroppo il 14 aprile è diventata obbligata. È chiaro che la Corte dei Conti non dà una sentenza, la Corte dei Conti chiede una relazione di quello che è stato fatto. E no, mi ha staccato. Non dovete mai chiamare, richiamo io. Vediamo. Ecco. Io ti sento, perfetto. Eccoci. Flavio, un po' più basso il telefono, un po' più alto, non ti si inquadri. Ecco, perfetto. Così? Ok. Stiamo già provvedendo, ovviamente, ad informare la Corte dei Conti di quello che abbiamo fatto. Ripeto, ricordiamolo a tutti. È una relazione ferma ad ottobre del 2019. Questa amministrazione, questa aggiunta nel frattempo ha approvato il bilancio 18-20 ed ha purtroppo dovuto prendere atto, come dice la Corte stessa, che il piano di riequilibrio che ha votato solo la maggioranza consigliare e che ho portato io come assessore al bilancio in giunta, ed è stato approvato dalla giunta, si fondava esclusivamente sul trasferimento di soldi dalla regione, trasferimento che poi è venuto meno. E quindi, come dicono i revisori stessi, non c'era davvero più alternativa, purtroppo.
per il nostro comune, purtroppo da una parte, ma dall'altra significa anche poterci permettere, poter permettere a tutta la città, all'ente, a tutti i cittadini di poter ripartire con un comune sano, che non avesse quella zavorra di debiti, quella zavorra che ha minato pesantemente del nostro comune. Io, Nicola, proprio perché stiamo già lavorando ovviamente sulla relazione da sottoporre alla Corte dei Conti, mi è ricapitata fra le mani la relazione di inizio mandato firmata dal dottore Filippo Mirotti, in cui chiaramente si diceva che l'ha firmata il dottore Mirotti, quindi dico dovrebbe essere consapevole di questo, ma è lo specchio di tutta quell'amministrazione, non soltanto del singolo, in cui si diceva chiaramente che il comune nel 2013 aveva necessità di ricorrere al riequilibrio finanziario. Nel 2013 qualcuno ha giocato molto sporco, ha giocato con il futuro, con la pelle dei cittadini, e oggi purtroppo siamo arrivati alla resa dei conti. Scusa, adesso vorrei un commento anche da parte di Flavia, il vice sindaco, Flavia Lagone, dottoressa sapere. Su cosa? Perché prima non ti ho sentito. No, sta parlando un pochettino del... Sul fatto che la Corte dei Conti ci ha scritto. Sì, sì. È una cosa che veramente non ci aspettavamo. E visto tutto quello che abbiamo fatto, tutto l'excursus che c'è stato dall'inizio mandato, insediamento del commissario ad acta, riaccertamento dei residui, rendiconto 2017, tant'è vero che la Corte dei Conti ci chiede delle cose che noi abbiamo già fatto, ci chiede sul rendiconto del 2017 e ci chiede sul bilancio di previsione 2018-2020, cosa che noi abbiamo già fatto. Queste cose saranno mandate alla Corte dei Conti in modo tale che la Corte dei Conti sarà in grado di leggere, di vedere tutto il nostro operato. E poi c'è stato naturalmente dopo il dissesto. Noi avevamo fatto il riequilibrio, come ben tu sai, come sanno tutti i cittadini, perché la Regione ci aveva mandato dei soldi per quanto riguardava i dipendenti che si andavano a stabilizzare, perché servivano questi soldi, perché senza questi soldi non si poteva fare un riequilibrio. Però purtroppo poi c'è stato un qui pro quo da parte dell'ANCI Sicilia dei comuni, che hanno visto non giusto il fatto che venivano aiutati soprattutto comuni come Messina, Catania e Piazza Armerina, e quindi hanno ridistribuito queste somme ai vari comuni siciliani che avevano necessità. Avevano anche ragione, per carità, però non ci hanno permesso, la manco di queste somme, di fare un riequilibrio pluriennale, e siamo dovuti, questo purtroppo ci ha portati al dissesto. Benissimo, io ne vorrei approfittare per altre domande che non riguardano però questo argomento. Innanzitutto alla dottoressa Vagone vorrei chiedere, visto che è dottoressa, medico di famiglia, medico di base, volevo sapere, adesso bisogna, abbiamo chiuso questa fase 1, siamo stati 55 giorni a casa, per riprendere il ritmo, per ritrovare il ritmo, cosa si può fare dal punto di vista proprio dell'alimentazione, del movimento, cosa si può fare per ritrovare quel giusto ritmo? Allora, intanto bisogna sempre stare molto attenti, non abbassiamo la guardia, il sindaco lo dice tutte le sere, lo dice perché i medici... E diciamo tutti i giorni di non abbassare la guardia, perché ci sono delle motivazioni, perché se noi abbiamo un certo distanziamento sociale, ma soprattutto se usiamo mascherine e guanti e ci comportiamo bene, cioè nel senso di evitare questi assemblamenti, ora le persone io le vedo un po' come impazzite. Hanno ragione per certi punti di vista, perché le persone hanno bisogno di uscire, questo è vero, è necessario che ci sia una ripresa economica, perché anche la mancata economia produce la morte di una nazione, però capiamo bene che il coronavirus è una cosa molto importante, Flavia, per cui siamo a bada. Ti chiedevo dal punto di vista medico, dell'alimentazione, del movimento, cosa bisogna fare per ritornare, per perdere i chili di troppo, insomma, puoi dare qualche consiglio generale? Camminare tanto fa bene, un'ora al giorno,
e poi soprattutto mangiare fibre come legumi, come cereali integri, mangiare il pane integro fatto con i vecchi frumenti di Sicilia come la zuminia, come noi abbiamo ben 52-53 tipi di semi di frumento siciliani, non ce l'ha nessuna regione d'Italia. Sono i nostri antichi frumenti come il margherito, il rossello, il senatore Cappello, tantissimi ne abbiamo, abbiamo una scelta ampia e fanno veramente bene alla nostra salute perché ci abbattono il colesterolo, abbattono i trigliceridi, la glicemia e quindi diminuisce anche la pressione e ci fa stare meglio anche da un punto di vista cardiovascolare. Alessio, invece chiudo con te, volevo chiederti per quanto riguarda invece la situazione della polizia municipale, sono state elevate altre multe, altre contravvenzioni, quali sono stati i maggiori problemi che avete incontrato in questo inizio di fase 2? Aspetta, ti sento malissimo. Flavia, scusami, chiudo con te così lascio più spazio a grazie mille. Grazie mille. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao. Per chiudere così. Grazie. Vediamo un attimo se abbiamo più banda così riusciamo a gestire la. Ok. Flavia non è ancora uscita. Flavia, devi chiudere la conversazione, sennò... ecco, benissimo, perfetto. Prova Alessio. Eccoci. Ecco, perfetto. Allora, senti, parlavamo della polizia municipale. Allora, la nostra polizia locale ha gestito, ovviamente in coordinamento costante con gli altri uffici e sotto la direzione del sindaco, la fase 1, in una maniera tale che ci ha consentito, e possiamo dirlo con orgoglio, di essere la città, le città grandi della nostra provincia con il minore numero di casi positivi. E questo è merito di un grande lavoro anche di sacrificio per i nostri concittadini e ne siamo perfettamente consapevoli. La fase 2 è una fase in cui, come giustamente ha ricordato la dottoressa Vagone, non bisogna abbassare la guardia, ma bisogna ricominciare a far partire, ripartire la nostra città con le dovute attenzioni. Ci stiamo concentrando in questi giorni esecuzione anche delle misure che sono imposte dalla questura nei controlli sugli esercizi commerciali. Certamente bisogna sempre usare il buon senso perché è la cosa principale e più importante. Usare il buon senso significa che soltanto per chiarirsi, diciamo, vengono fatti i controlli sugli assembramenti, ma devo dire che ad oggi tutti i nostri commercianti stanno rispettando le misure in vigore, che significa che c'è comunque una grande collaborazione da parte di tutti i cittadini. La polizia locale è ovviamente a maglie più larghe in questo momento, come ovvio e giusto che sia, dopo i sacrifici che abbiamo fatto e che servivano esattamente a questo, ad avere oggi una maggiore libertà di quella che, tra virgolette, diciamo, può essere consentita in altri centri abitati. L'economia deve ripartire perché è impensabile restare chiusi all'infinito, restare fermi all'infinito, e quindi ci saremo, ci siamo come controlli, ma il livello è ovviamente diverso. Oggi, per esempio, mi ha segnalato la pattuglia che è andata a controllare il pezzo, si vede, ovviamente le persone possono andare a correre al bosco, quello che non possono fare è correre, però anche lì la nostra pattuglia ha Scusami, Alessio, puoi ripetere questo pezzettino perché si è sentito male. Cosa ha trovato la pattuglia al bosco? La nostra pattuglia ha trovato, e non era purtroppo, diciamo, il primo giorno, persone a gruppi che corrono nel bosco. Ricordiamolo che si può andare a correre ovviamente nel bosco, non si può fare a gruppi, e quindi anche lì è bastato richiamare al buon senso. Ci stiamo veramente affidando a questo parametro perché stiamo mettendo a frutto i sacrifici che abbiamo fatto in questi due mesi. Adesso appena riusciremo col comandante Gabrielli torneremo al bosco e verificheremo che non si siano ripetute queste situazioni, però il buon senso serve da parte della polizia locale e da parte dei cittadini. Ok, adesso ti ringrazio, ci risentiremo poi. Un'ultima chicca, intanto, spero
di poter approfondire con te questo discorso. A proposito di Corte dei Conti, ti avevo anticipato prima che ti avrei dato una notizia in anteprima, non è una notizia bellissima, diciamo, però è una notizia che la città deve giustamente conoscere. È arrivato al comune di Piazza Armerina la notifica di rinvio a giudizio per il 20 maggio dell'ex sindaco Filippo Mirotti per aver nominato gli esperti Curcuraci e Schillirò. Ora, questa vicenda era stata attenzionata da me il 24 settembre 17, infatti parte da un esposto di Fratelli d'Italia, che non era neanche in consiglio comunale. Chi era in consiglio comunale e diceva di fare opposizione nel frattempo dormiva. Ecco, la Corte dei Conti lì ha già accertato che c'è una responsabilità erariale ben precisa nei confronti di una persona, e quindi ha avviato il relativo giudizio. Poi potremo approfondire con te che cosa sta succedendo in questo giudizio e quali sono le richieste della procura e del citato a giudizio. Però è chiaro che strumentalizzare questa nota della Corte dei Conti da parte di persone che sono o imputate per falso ideologico oppure che sono al momento citate a giudizio per danno erariale è veramente ridicolo. Vabbè, ok, Alessio, io ti ringrazio dicendo e precisando che l'essere citati a giudizio comunque non vuol dire essere colpevoli. La Corte dei Conti ci sarà un processo, è un processo che non è penale. Allora, è un pochino diversa perché c'è una situazione di cui se vuoi parleremo poi nei prossimi giorni. Sì, io preferisco vederla così, che poi tanto la Corte dei Conti dirà se sono colpevoli, sono innocenti, se devono uscire, tirare fuori, mettere mano al portafoglio e tirare fuori dei soldi. Lo dirà la Corte dei Conti, noi siamo qui, non possiamo fare altro che registrare. Assolutamente, però è giusto che la città sappia perché si è arrivati al buco di bilancio. Noi lo abbiamo detto nel 2017, altri non pervenuti. Io queste cose le avevo scritte già mentre che accadevano e infatti io e te le abbiamo sempre, io l'ho scritto mentre che accadevano, quindi nessuno può dire onore al merito anche a te. Va bene, d'accordo, grazie Alessio, ci sentiamo, ciao. Buona domenica a tutti, ritorniamo, ok, andiamo così, grazie Alessio. No, aspettate un attimo, abbiamo fatto un errore. Allora chiamiamo invece a Cateno, dopo che chiamo Cateno, chiamiamo il prossimo ospite, perché abbiamo parlato di boschi, abbiamo parlato di persone che vanno a correre. Sì, ciao Cateno, ma ovviamente dobbiamo anche parlare di qualche altra cosa e ne parliamo col prossimo ospite che ha a che fare, adesso lui è pronto, lo sto chiamando, Luca Paternicò. Luca Paternicò, che gestisce una palestra, insegnante di educazione fisica, gli sta squillando il telefono, eccolo in connessione. Luca, buonasera. Ciao, ci senti? Ciao Nicola, oh, ciao, io ti sento benissimo. Ok, allora okay. Luca, noi abbiamo parlato durante tutta la trasmissione, si è parlato di boschi, si è parlato di movimento, si è parlato di alimentazione, come hai sentito, e roba del genere. Tu sei un insegnante di educazione fisica. Ci dai qualche suggerimento per riprendere la forma? Io vorrei che tu mi facessi una differenza anche fra camminare, correre o fare bicicletta o fare altri tipi di sport. Ok, allora io ho seguito prima anche poi i consigli della dottoressa. Sicuramente dobbiamo mantenere le distanze per rispettare ovviamente il problema che c'è, ok? Non è facile. Però dobbiamo iniziare ad adeguarci al movimento, perché siamo rimasti a casa già per ben 2 mesi. Capisci bene che già in 2-4 settimane la massima capacità aerobica si riduce. Okay? Quindi abbiamo perso tutti quegli adattamenti che avevamo ottenuto tramite l'allenamento. Quindi io direi di iniziare sempre, come ha consigliato la dottoressa, anche con le camminate, in modo da riabituare il cuore a lavorare come faceva prima. Poi sicuramente iniziare in modo graduale, magari con un po' di corsetta, gradualmente anche nell'intensità e nella frequenza, nel senso non iniziamo a correre ogni giorno, ma alterniamo magari a un giorno di allenamento, di corsa e uno di riposo, in modo da abituare anche la nostra struttura osseo e muscolare. Insomma. Più vicino, Luca, più vicino al microfono. Okay. Sì, come ti dicevo, è importante mantenere comunque in movimento tutto l'apparato muscolare,
considera che siamo rimasti 2 mesi, come ti dicevo, fermi a casa, e al di là di chi ha fatto qualcosina, abbiamo visto degli allenamenti a corpo libero con le casse d'acqua, con le bottiglie, e adesso cambia, quindi dobbiamo ritornare pian piano, quindi iniziare con la camminata, passare poi alla corsa, e una volta che abbiamo riguadagnato un po' il fiato, ci siamo mossi un po', abbiamo rimesso in moto un po' i muscoli, iniziare gradualmente ad aumentare sia l'intensità che la frequenza. Sicuramente va fatto anche in abbinamento con l'alimentazione, perché se non ci alimentiamo nel modo corretto, sicuramente le energie non le abbiamo. Quindi quello è importantissimo, quindi fibre, frutta, tanta acqua, perché siamo rimasti a casa e va bene, ok, qualcosa in più, qualche caloria in più rispetto al metabolismo basale va bene, ma iniziare ad aumentare la frequenza, chi inizierà a lavorare anche poco, o per chi proprio è ancora fermo e deve iniziare a muoversi, quindi farlo graduale, quindi iniziare con la corsa pian piano e poi aumentare i ritmi. Ok, tu gestisci una palestra, qual è il nome della tua palestra? Energica. Energica, che è in via? È in via Manzoni, proprio accanto ad Expert Leone, nel mondo degli elettrodomestici. Allora, hai notizie di quando aprirai la palestra? E come? Allora, ultimamente il ministro sta lavorando ai protocolli da sottoporre al comitato scientifico, si parlava intorno al giorno 18. Però aspettiamo sicuramente il decreto anche per capire quali sono le azioni da mettere in atto per rispettare ovviamente tutte le protezioni per sia noi istruttori che gli atleti, insomma. Quindi dai separe, diciamo, tra le attrezzature cardio al numero ristretto degli atleti, perché sicuramente avremo la necessità di dare degli accessi limitati, quindi magari non so, piccoli gruppi, ma per dei vari limiti. Ho capito. Quindi gel, pencil, tutto. Cateno, vuoi fare qualche domanda? Sì, no, io quello che volevo chiedere a Luca, ciao Luca, un messaggio che possiamo lanciare magari a quei giovani che da 2 mesi stanno magari davanti ai computer, davanti alle televisioni, ecco, come possiamo stimolarli per ritornare a fare attività fisica? Allora, Catena, c'è un messaggio molto chiaro, dettato anche dalle linee guida della Federazione Italiana Medici Sportivi. Al di là del Covid, apriamo e chiudiamo parentesi, ogni anno muoiono 3.200.000 persone per sedentarietà. Quindi questo è un numero che dovrebbe farci pensare. Quindi certo, al di là del Covid, la sedentarietà è un problema importante. Quindi questo deve essere il volano principale. È pur vero che adesso i social, i videogiochi, la TV, il PC sono come, tra virgolette, una droga che ci tiene attaccati a questi strumenti digitali. Certo. Quindi io direi di riscoprire un po' quello che era come quando ero bambino io, che quando volevo giocare con gli amici lì ci topponavo, ci trovavamo fuori e giocavamo. Adesso ovviamente dobbiamo mantenere le distanze, ma è bene rimanere all'aria aperta e fare allenamento insieme, magari camminando a distanza, correggendo a distanza, però questa è una cosa importante da fare. Ok, Luca, io ti ringrazio, magari ti disturberemo qualche altra volta per qualche altro parere che riguarda l'educazione fisica in generale, perché parliamo proprio di educazione fisica nel vero senso della parola, cioè tutti dovremmo essere più educati. Io mi rendo conto, ad esempio, ho sempre fatto degli appelli: venite al Bosco Bellia a passeggiare, camminare, cioè, chiaramente non a fare lo struscio al Bosco Bellia come vedo molti che passeggiano, ma a fare una passeggiata veloce. Io ad esempio utilizzo 5 km in un'ora fatti, quindi andando a 5 km l'ora si bruciano circa 350 calorie, se non sbaglio. Sì, ma infatti Nicola, io non so se hai notato, sulla pagina Facebook della palestra, i giorni dispari, la mattina alle 10 ho fatto delle dirette con la rubrica Restiamo Attivi. E proprio il venerdì prima del 4 maggio consigliai a molti di non andare tutti al bosco a correre, perché ovviamente se andiamo tutti lì diventa problematico, anche perché sai bene che tutti conoscono il percorso fino alla Madonina e tornano indietro. Quindi magari cambiare gli orari, cambiare anche il luogo, ok?
perché dove si va a correre, a muoversi, sarebbe una cosa importante. Quello è una cosa positiva, è ovvio che le persone hanno voglia di uscire, di stare insieme, di muoversi. Ma facciamo in sicurezza. Di attenzione, sì. Poi una nota che secondo me dovrebbe, un tasto che dovrebbe essere cliccato, è quello dei bambini. Perché i bambini, purtroppo, soprattutto nell'età dello sviluppo, nell'età diciamo dei 5 anni, 4 anni in su, è il momento clou dove loro migliorano il loro bagaglio motorio. Okay? Quindi noi è come se avessimo creato un buco di 2-3 mesi nelle loro capacità motorie che dovranno andare a recuperare poi. Quindi secondo me l'attività motoria, Nicola, del prossimo magari incontro sarebbe bene parlare soprattutto dei bambini anche. Ecco, magari troviamo, quadriamo questo discorso sui bambini e ne parliamo più dettagliatamente la prossima volta. Me lo segno, così ti richiamerò nuovamente. Ok? Va bene, va bene. Grazie. Grazie ancora. Grazie, 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 grazie. Cateno, io... Ciao, ciao. Cateno, allora, sì, possiamo passare... Ecco, allora, Cateno, ti richiamerò io fra poco perché adesso ho un video da fare vedere. Perché, come avete notato, questa settimana non abbiamo avuto la dottoressa Fabiana Cristina perché... ha un piccolo problema di salute che sta risolvendo, allergie di questo periodo che ci hanno un pochettino tutti, e quindi non poteva, non riusciva a farlo in diretta, però mi ha mandato un video molto interessante che io vi faccio subito vedere, lo preparo così lo mandiamo subito in onda e ci risentiamo subito dopo, e ascoltate perché parla di un interessante, veramente un argomento molto interessante. Innanzitutto voglio poter porgere il mio buongiorno a tutti quanti noi. L'incontro di oggi è dedicato al video articolo che ho appena terminato di scrivere, che porta il titolo appunto di Fuori dal bozzolo. A che cosa faccio riferimento con questo titolo? In realtà mi riferisco alla nuova quotidianità, quella che io definisco quotidianità Covid-19, che sappiamo bene quanto ci ha cambiati, ha cambiato e modificato il nostro stile di vita, le nostre abitudini. Ma adesso sembra che alle nostre porte bussi la nostra, fra virgolette, vecchia vita. Sì, perché in realtà posso dire che pare che indossi un abito totalmente nuovo, quello che io definisco quasi come se fosse una divisa che finirà per certi aspetti per uniformare l'intero mondo, l'intero pianeta. In realtà il cuore batte molto forte, batte all'impazzata, così come io scrivo, forse esageratamente, perché paradossalmente pare che si stia affacciando in qualche modo in quella che è la nostra vita uno stato ansioso totalmente diverso rispetto a quello che è il periodo di lockdown che ci siamo lasciati alle nostre spalle. In verità ha inizio proprio una nuova e graduale fase che sostanzialmente è la fase di convivenza con il mostro, che tra l'altro purtroppo è una convivenza a tempo indeterminato, quindi senza data. In realtà abbiamo vissuto con il fiato sospeso, con la rabbia, con l'insofferenza, e siamo sopravvissuti in tutti i modi a quelle che sono state le restrizioni che ci hanno imposto. E ci siamo in qualche modo divisi, abbiamo avuto da una parte gli obbedienti che si sono attenuti strettamente alle regole imposte, ma dall'altra parte ci sono stati anche gli incoscienti, che sono stati invece coloro che sono stati sprezzanti appunto delle regole e hanno messo a serio repentaglio quello che è il proprio stato di salute e ovviamente purtroppo anche quello di altri. In realtà è anche vero che la pandemia, purtroppo sappiamo benissimo, ha travolto e ha penalizzato fortemente a livello emotivo, a livello sociale, a livello economico un po' tutti quanti noi. E nonostante tutto però molti hanno dimostrato una certa maturità, una certa caparbietà, una certa responsabilità che li ha condotti appunto a poter superare questo lungo periodo che ci stiamo lasciando alle nostre spalle. Adesso si intravede questa lucina, per così dire, in fondo al tunnel, però è anche vero che purtroppo per certi aspetti ci sono gli euforici che sono malamente convinti di poter tornare alla loro vecchia vita, al loro vecchio stile di vita naturalmente, ma dall'altra parte ci sono anche delle categorie di persone che invece praticamente temono e percepiscono questa riapertura al mondo come qualcosa di ancora più rischioso, più pericoloso, più pauroso, ovviamente, ed imprevedibile. Le parole chiave
che faranno parte della nostra vita da qui in poi saranno comunque sempre la precauzione e la convivenza. Queste sono appunto le parole chiave che faranno parte, saranno compagni fedeli del nostro viaggio in questo momento della nostra vita. In realtà diciamo che per poter riaprire le porte bisogna farlo assolutamente con cautela, per poter rientrare in quella che è la vita ordinaria, questa pseudo-normalità per così dire, perché purtroppo vi sono più incognite in realtà che certezze, e queste purtroppo guidano fortemente il nostro pensiero, il nostro pensare, lo guidano soprattutto allertandolo in una sorta di paura e di ansia dalla quale risulta quasi impossibile poter uscire, perché in realtà tante sono le domande e troppo poche in realtà sono appunto le risposte. Però è anche vero che di fronte al periodo di quarantena, questo tempo sospeso che abbiamo vissuto, molte persone hanno riscoperto per certi aspetti delle abitudini piacevoli, quasi delle abitudini che sono andate perdute nel tempo, e hanno anche potuto setacciare la loro vita, rendendosi conto in qualche modo che magari questa non fosse così impeccabile, perfetta come si poteva pensare, e allentando gli impegni in presenza e rallentando quindi l'irrefrenabile routine, la percezione di molti aspetti della vita di tanti di noi in realtà possiamo dire che è cambiata, e probabilmente è anche vero che proprio per questo motivo molte persone hanno e avranno difficoltà già manifeste adesso a poter rientrare e ritornare alla routine precedente. Questa, in gergo, in termini tecnici psicologici, prende il titolo di sindrome della capanna, ma a questo punto noi in realtà dobbiamo comunque uscire dalle nostre mura domestiche, dalle nostre mura di casa, da questo guscio protettivo che contraddittoriamente e simultaneamente abbiamo amato e odiato contemporaneamente. A questo punto, che cosa caratterizzerà effettivamente quella che è la nostra quotidianità a livello pratico? Innanzitutto la mascherina, naturalmente, che, come dico io, probabilmente nasconderà anche qualche timido sorriso, e magari ci servirà invece per imparare a riconoscere l'importanza di quella che è la comunicazione visiva. Avremo mille detergenti fra le mani che serviranno, appunto, dovremmo utilizzarli per poter disinfettare ogni oggetto e ogni superficie. Le nostre mani saranno ricoperte di gomma, indosseremo appunto questi guanti, e quindi il senso del tatto sarà un senso soltanto casalingo, soltanto domestico. Diverremo pazienti di fronte alle lunghe code, ovviamente, e quindi impareremo a rispettare quelli che sono i nostri turni. E la cosa che mi fa abbastanza paura per certi aspetti è che probabilmente non ci riabbracceremo più, o magari ci daremo più la mano come si poteva fare una volta, così come magari è tipico dell'enfasi di un dato sentimento, ovviamente questo per paura del contagio. E soprattutto ciò che sarà consuetudine nella vita di ciascuno di noi sarà proprio il distanziamento sociale. Si affaccerà nelle nostre vite un nuovo stress psicofisico? Sì, perché naturalmente prima di poter uscire da casa dovremo preparare la mascherina, dovremo preparare i guanti, dovremo preparare l'autocertificazione. Quindi a questo punto possiamo dire che realmente le domande che ci poniamo sono esattamente cosa ci aspetta praticamente là fuori, e soprattutto in realtà se siamo davvero pronti per questa fase che appunto è stata definita la fase 2. Ma ormai il tempo è giunto, per fortuna. E dalle indagini che sono state condotte pare che il 62% della popolazione pare che necessiterà di un supporto psicologico, ma questo perché? Soprattutto perché è legato fortemente alle preoccupazioni di questo futuro prossimo assolutamente incerto. Quindi ciò che io ritengo assolutamente fondamentale è poter soprattutto esprimere a se stessi, esprimere a chi ci sta vicino quelle che sono le nostre emozioni, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, senza mai assolutamente fare opera di rimozione in alcun modo. La calma e la pazienza saranno i nostri compagni di viaggio fedeli di questo nostro percorso, e la cosa che ritengo assolutamente importante
quella di cercare di evitare, di proiettarsi assolutissimamente ad un domani, quasi in maniera esageratamente frettolosa, piuttosto invece cercare di vivere quanto più possibile e quanto più serenamente e gradualmente anche il qui ed ora, senza assolutissimamente avere fretta di alcun genere. Grazie. Grazie, grazie a Fabiana, la troveremo sicuramente la prossima settimana in onda sulla settima puntata di Noi che siamo a casa. Adesso c'è una chiamata che in realtà non era prevista, quindi la faccio velocemente. Si tratta di Francesco Zì, che conosciamo tutti, si occupa ovviamente dell'organizzazione di eventi, anzi del... Pronto? Francesco, buonasera, e della gestione del teatro Garibaldi. Ti vedo sorridente. Sì, per non morire. Dimmi, allora, ovviamente tu sei tra le persone che sicuramente da questo coronavirus avrà più problemi per quanto riguarda il lavoro, perché proprio tu lavoravi nel settore dell'organizzazione degli spettacoli, al cinema, per il teatro, per le attrezzature che affittavi. Qual è la situazione? Come pensi che andrà a finire questa situazione? Va? Benissimo, intanto buonasera a tutti. Beh, che cosa posso dire? Che intanto siamo assolutamente fermi, la nostra attività come impresa riguarda tutto il mondo dell'aggregazione, dello spettacolo, no? E quindi intanto abbiamo 3 persone in cassa integrazione, e questa cassa integrazione ancora lo stanno vedendo, manco per niente. Ma a parte questo, insomma, c'è la situazione di attrezzature per quanto riguarda palchi, tribune e quant'altro, anche i gruppi elettrogeni, che lavoriamo molto con i cantieri, ecco, è tutto fermo, e quindi l'ultimo lavoro che abbiamo fatto è stato a dicembre per il Capodanno di Palermo. Abbiamo montato una mega struttura, un palco grande, tanti gruppi, e insomma è stato un lavoro molto grosso, e questo è stato l'ultimo lavoro, e quindi ora siamo fermi, perché il cinema è fermo. Poi noi stagionalmente assumiamo 3-4 persone, che poi stagionalmente, nel senso che le assumiamo a giugno e poi le licenziamo a ottobre, sempre padri di famiglia, e questo ovviamente non vi sarà. Insomma, la situazione è molto molto brutta. Per quanto riguarda il cinema, ecco, c'è una grande minaccia che incombe sulle sale cinematografiche. Praticamente siamo anche in contatto non solo fra di noi, cioè gli esercenti, chi gestisce sale cinematografiche, anche in contatto con i distributori, che sono, diciamo, diversi da chi produce i film. Chi produce i film sono, per esempio, non so, Walt Disney, Warner Bros, Rai Cinema, piuttosto che Universal, e disgraziatamente questi signori, perché giustamente si è fermato questo mondo, si stanno proiettando sulla pay TV. Cioè, a dire, non so se avete visto in questi giorni... su Team Vision e Walt Disney, che disperatamente, in maniera a tappeto stanno facendo la pubblicità di film. Ormai pare che i film in prima visione si possano vedere anche in TV. Perché dico una minaccia? Perché il cinema è un momento importantissimo di aggregazione, di condivisione. Attenzione, si va al cinema a vedere un film e quando si spengono le luci, ecco, si può fare solo una cosa: si può vedere il film. Non è che è come a casa, quando vedi il film a casa, invece, non so, c'è tua moglie che cucina, non so, i peperoni, piuttosto che puoi fare una pausa, arriva la telefonata. Al cinema si può fare solo quello: si spengono le luci, non ti puoi neanche alzare, devi spegnere anche il cellulare. Guarda che magia meravigliosa, no? E questo è minacciato fortemente da chi produce i film, perché a loro conviene di più portare i film in TV. Quindi i film in prima visione, non so, esce che Cozzalone, lo possiamo vedere da casa schiacciando il tasto. Però Francesco, pagando 5 biglietto. Francesco, ascolta, io, se non sbaglio, mi sembra di aver sentito che
sarà possibile che i teatri e i cinema riaprano entro l'estate, o sbaglio? Guarda, intanto questo bisogna vedere. Poi c'è anche un altro dramma da affrontare. Prima di tutto le distanze, ma lasciamo perdere le distanze. Allora, c'è un fatto che solitamente, notoriamente, il cinema d'estate non funziona, nel senso che tutti vogliono stare all'aria aperta, piuttosto l'arena estiva che non abbiamo e non ci sono neanche le condizioni atmosferiche a Piazza Venezia, ma lasciando perdere questo, i film, tra virgolette, di grande richiamo, che vorrei ricordare che all'anno sono 3-4, non di più, certamente non escono in estate e soprattutto nelle sale al chiuso. Ora, che cosa succede? Possiamo aprire quest'estate, non so, vieni tu e tua moglie al cinema, ti devi mettere tu, non so, in un posto, e tua moglie, non so, a 3-4 posti di distanza. Non so, e ti dovrei costringere, periodo estivo, a venirti a chiudere in una sala cinematografica. L'estate è un po' difficile, non se ne parla proprio. Pare che si sta discutendo se ripartire a settembre o direttamente a dicembre. Queste sono le notizie, ma saremo comunque gli ultimi a ripartire. E questo per noi è veramente distruttivo. Ok, Francesco, ti ringrazio moltissimo per questo tuo intervento, ci hai dato un po' la situazione, il posto della situazione. Che, insomma, è dura, è durissima, perché comunque c'è una grande minaccia. Noi siamo, i nostri sindacati, l'AGIS, stanno combattendo, i distributori stanno combattendo con le grandi, c'è una grande partita aperta. Con i grandi produttori, Rai Cinema e quant'altro, perché insistiamo, se si perde questo luogo di aggregazione, che è anche per condividere un'emozione, una risata, che immaginate quando arriva la risata, una battuta, no? Per esempio, di un attore, no? Durante un film, si condivide con gli altri che la risata è contagiosa. Immaginate invece questa risata a casa. No, non funziona. No, è un'altra cosa. Il cinema è uno spettacolo. È uno spettacolo il cinema. Poi ovviamente il Teatro Garibaldi si sente benissimo, c'è un'acustica eccezionale. Passi un'ora e mezza, due ore rilassandoti, stando seduto comodamente, e sei concentrato sullo spettacolo. È come andare a teatro. Non ha nulla a che vedere con la televisione. Non ha nulla a che vedere, non c'entra nulla. Sono due spettacoli completamente diversi. E sicuramente la televisione non offre quello che offre il cinema. Ti sento a scatti purtroppo. C'è stata una grande minaccia negli anni '80 e fu purtroppo la distruzione del cinema, sono stati chiusi. Ecco, questo del Covid per le sale è veramente una cosa molto brutta. Speriamo di superarle, soprattutto negli aiuti. Noi siamo l'ultima ruota del carro, come al solito, la cultura, il teatro, il cinema. Ma noi si pare che senza. Con o senza la vita non cambi molto, non è vero, invece la cultura è la crescita del territorio, la cultura è importantissima per i giovani, per tutto, perché si ferma la cultura, il cinema, il teatro, si ferma la crescita di un territorio. Quindi se non si combatte per queste cose, allora è la fine. Va bene, Francesco, ti ringrazio moltissimo per il tuo intervento. Buona serata. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao. Bene, allora proseguiamo e c'è da fare un'altra. Praticamente abbiamo altri due ospiti. Allora, vediamo qui. Allora, in questi giorni noterete da domani mattina sui menu che appaiono nel sito startnews.it. Ci sarà una nuova rubrica. Vediamo se... perfetto, bravissimi, avete fatto una bellissima inquadratura. Allora, Serena Schirirò e Francesco Costanzo. Ciao Serena, ciao Francesco, siete qui. Innanzitutto perché inauguriamo questa nuova rubrica che tenete su Start News, che è lo sportello dei cittadini e delle imprese. Perché voi vi siete sempre occupati di cittadini e di imprese. Serena ha finito da poco il suo incarico da vice sindaco al comune di Aidone, che non tocchiamo questo argomento, però parliamo un pochettino di questa nuova rubrica, di questo nuovo impegno che ti sei presa per aiutare i cittadini e le imprese a capire meglio e anche ad affrontare meglio soprattutto la burocrazia e tutti quei passaggi che ogni volta ci sono per avere un prestito, per entrare in contatto con una banca,
insomma, per aprire un'azienda, per avviare una startup, ci sono tante cose che tu ci potrai dare sicuramente una mano, e potrai dare una mano sicuramente a tutti i cittadini che si collegheranno a questa pagina. Lo diciamo subito. Allora, vediamo se io riesco anche a farla vedere. Un attimo, andiamo su quadro. Allora, con questa qui, io vedo di farlo vedere, così poi ne parliamo, Serena, subito, immediatamente. Okay. Ok, allora mi trasferisci questo? No, non si può fare. No, vabbè, diamo l'indirizzo, poi si andranno a vedere successivamente. Allora, l'indirizzo è start-news.it /sportello, perché uno sportello vero e proprio online. Allora, ce ne volete parlare? Sì, innanzitutto grazie Nicola per l'invito e buonasera a te e agli amici di Start News. Siamo disponibili assolutamente a poter contribuire a quelle che sono le informazioni ai cittadini, alle imprese, proprio in virtù del fatto che certamente in questo periodo ci sarà necessità di organizzarsi al meglio, sia da parte dei singoli cittadini e quindi delle famiglie o dei giovani magari in cerca di opportunità, sia da parte delle imprese che certamente dovranno fronteggiare questa fase 2 con grande coraggio e grande determinazione. Il nostro, il fine di questa rubrica, per la quale ringraziamo Nicola appunto, è quello di dare a tutti la possibilità di conoscere le opportunità che mette a disposizione la legislazione comunitaria, ma anche quella nazionale, regionale e locale. Noi vogliamo semplicemente fare in modo che ognuno abbia la possibilità di accedere liberamente a quelli che sono gli incentivi. Può sembrare una cosa semplice, ma sappiamo bene che non lo è in realtà, perché spesso le norme non sono scritte in modo agevole o comunque l'interpretazione non è sempre univoca e soprattutto le modalità di accesso non sono così semplici. Quindi pensiamo che avere le informazioni giuste nei tempi giusti possa fare la differenza e noi siamo a disposizione proprio per questo. Francesco, tu che hai un contatto costante anche con aziende, con persone, con imprenditori, con gente che vuole iniziare magari attività, come la vedi questa seconda fase e soprattutto come pensi che si possa avere, cosa serve soprattutto per iniziare bene questa seconda fase e questo rilancio dell'Italia e dell'economia italiana? Ma la crisi che stiamo vivendo è una crisi di contesta, perché coinvolge più elementi: l'elemento sociale, l'elemento economico, l'elemento finanziario, per cui non basta un'azione semplice, ma bisogna un'azione complessa anche con più elementi. Io penso che l'ottimista in un momento di difficoltà trova l'elemento di sviluppo, di creare occasione di innovazione, il pessimista no. Per cui ci sono alcune persone che pensano a questa crisi come un momento di crescita nuova, un momento di cambiamento culturale, altri chiaramente vedono il futuro un po' buio, un po' difficoltoso. Certamente, questo sicuramente sarà, dovremmo sforzarci molto tutti per ritrovare il bandolo della matassa, perché bisognerà rinnovarsi, bisognerà trovare nuovi spunti, bisognerà avere nuove idee, perché forse tutto, proprio tutto, non sarà come prima. E lo vediamo anche ad esempio con le attività, non so se sei d'accordo con le attività di intrattenimento, come abbiamo visto con Francesco, e con le attività soprattutto di ristorazione. Ad esempio nei ristoranti si parla di una diminuzione, una contrazione di posti, ma allora bisognerà aumentare i prezzi, e se aumenti i prezzi la gente che con la crisi che c'è non verrà più, e se mantieni troppi pochi tavoli non hai la possibilità di coprire i costi. Credo che questa, come diceva bene Serena, cioè il concetto è di poter trasferire a cittadini, imprese e associazioni tutte le informazioni che lo Stato, la Regione mette in pista. Noi abbiamo due elementi: un elemento di buone norme che già esistono e che spesse volte i cittadini non conoscono, e quindi l'informazione che tu hai ideato, questo servizio, questa rubrica, te ne dà veramente merito, perché hai fatto un intervento, un'azione sociale importantissima che la ricaduta si vedrà nei prossimi mesi. E un altro elemento è quello delle nuove norme. Noi abbiamo per la prima volta una finanziaria regionale
che è abbastanza complessa, cioè ci sono tanti elementi. Noi negli ultimi 7-8 anni abbiamo avuto una finanziaria regionale dove non c'era aiuto per le imprese e per le famiglie. Cioè per la prima volta c'è un elemento forte di sviluppo. La stessa cosa il governo nazionale. Voi immaginate che un decreto di rilancio composta 700 pagine di norme. Quindi c'è molta carne sul fuoco. Tutto questo è chiaro che non si riesce a trasferire attraverso un articolo giornalistico, non si riesce a trasferire attraverso soltanto un momento d'incontro. Per cui la rubrica che avete avuto, perché diciamo l'idea è stata tua e chiaramente condivisa da Serena, e quindi mi avete coinvolto e vi ringrazio a tutte e due per questo impegno, è un qualcosa di veramente innovativo. Perché è chiaro che un cittadino prima deve conoscere l'informazione e poi deve sapere a chi rivolgere. Certo. Voi avete fatto, messo insieme due elementi importanti. Da un lato avete messo la possibilità di informarli, che è il tuo sito, la tua azione di comunicazione, dall'altro lato a chi chiedere a Serena, che è un tecnico preparato, e io che gli supporterò, insomma, tutte le informazioni che saranno necessarie di sviluppare, cioè, e tutto questo è un abbattimento anche dei costi per i cittadini, perché oggi il solo pensare intanto a chi rivolgersi, ma il solo pensare di andare a spendere qualcosa per avere una consulenza è già un problema per i cittadini, perché vengono da 2-3 mesi senza possibilità di guadagni, quindi con una crisi forte. Questo aiuto, questa informazione ti può creare quella speranza necessaria, perché dobbiamo essere dei cittadini ottimisti, cioè guardare il futuro con speranza, e chi ha strumenti, come in questo caso tu, come in questo caso Serena, tu hai uno strumento comunicativo e Serena ha uno strumento tecnico di informazione, ampliare la base aiuta tantissimo. Noi siamo in un'era della globalizzazione. La globalizzazione, l'elemento più forte, più potente è l'informazione. Cioè oggi paradossalmente non sono i soldi l'elemento forte, paradossalmente non è la forza di esercitare un ruolo politico, di fare il sindaco di una grande città, piuttosto che fare il presidente del Consiglio. Cioè oggi l'informazione al cittadino, il contatto diretto con il cittadino attraverso gli strumenti tecnologici fanno la differenza nello sviluppo di un territorio, di un pezzo del territorio. E questo sicuramente, queste ricadute di questa rubrica saranno nei prossimi anni visibili in questo pezzo di territorio della Sicilia, che è la bella provincia di Enna. Ricordiamo pure che capita spesso che molti soldi che la comunità europea dà ritornano indietro, appunto perché manca questo tipo di informazione, perché la gente non conosce le opportunità che arrivano dall'Europa. Quindi io spero di fare un buon servizio per i cittadini e per chi vuole fare impresa, magari dei ragazzi giovani che vogliono lanciare delle start-up, perché ci sono veramente tante occasioni. Addirittura ci sono anche tante occasioni per i comuni, voglio dire. A proposito di comuni, Serena, vuoi dire qualcosa? Ma che sta succedendo ad Aidone? Ma diciamo che in questa fase è bene che chi diciamo ha fatto alcune azioni dia le spiegazioni delle azioni che ha fatto e si assuma anche la responsabilità politica di ciò che ha scelto. Quindi diciamo in questa fase credo che ci sia da verificare un po' tutto quello che c'è sul campo. Io ho sempre visto la politica come politica al servizio di cittadini ed è giusto, comprendo le dinamiche politiche che assolutamente devono stare alla base anche delle, diciamo, delle vicende amministrative, ma non è nel mio costume assolutamente mettere le vicende politiche o di qualsiasi altra tipologia, men che meno personali, di fronte a quello che invece è il bene della comunità e il bene dei cittadini. Noi siamo stati in passato, nella precedente amministrazione, in questa, e lo saremo, continueremo ad esserlo in futuro, a disposizione della cittadinanza e del territorio. Per noi, chiaramente, io ho sempre detto che ad Aidone ho svolto chiaramente un ruolo amministrativo e mi sta molto a cuore Aidone, è la città nella quale sono cresciuta, ma ritengo che Aidone debba avere anche un... diciamo una visione di insieme, l'abbiamo sempre detto, Aidone, Piazza Armerina, il contesto in questo momento più che mai dovrebbero stare uniti, dovrebbero stare insieme, dovrebbero lavorare solo ed esclusivamente a far
diciamo, per la collettività. Su questo noi ci siamo sempre stati, io ne ho sempre fatto la stella polare della mia azione amministrativa, non ho mai intrapreso un'azione che sia pesata mai sul bilancio comunale, abbiamo sempre utilizzato fondi che metteva a disposizione appunto la comunità europea, piuttosto che i PON nazionali, piuttosto che i bandi regionali o territoriali, come possono essere ad esempio quelli del GAL, per il suo territorio, eccetera. Quindi certamente la visione amministrativa che ho sempre avuto e continuo ad avere è questa, quella di stare al servizio della comunità e mettere e spendere le proprie competenze per la comunità e la collettività con la quale che ci si trova in quel momento ad amministrare o con la quale si interagisce. Quindi noi continuiamo a stare sul campo, a disposizione di tutti, dei cittadini, delle imprese, delle associazioni, tutti coloro che avranno necessità di un supporto che rimarrà assolutamente invariato. Poi le vicende politiche, appunto chi ha fatto in modo unilaterale alcune scelte se ne assume la responsabilità politica e non solo politica, anche la responsabilità amministrativa, perché poi ci sono dei contesti in cui bisogna fare risultato e i risultati delle azioni amministrative si vedono e si vedono con il tempo. Quindi noi speriamo e lavoreremo affinché il nostro territorio possa averle, al di là delle semplici chiacchiere e dinamismi e dinamiche politiche. Ok, grazie Serena, grazie Francesco, noi ci risentiamo domani per mettere a punto tutto il resto. Ok, grazie e buona serata. Allora, buon lavoro. Ciao, grazie, ciao. Allora, ritorniamo, andiamo a... abbiamo completato praticamente, io richiamo nuovamente richiamiamo a Cateno, così concludiamo con Cateno che arriva subito e dobbiamo concludere con l'ultimo ospite chiaramente. Allora vediamo un po'. Sì, siamo perfettamente in onda. Allora, Catena, adesso abbiamo un altro ospite, lo chiamo subito, che è l'ultimo. Sì. Ed è un cantante. Un cantante che ha già avuto, ma ce ne parlerà adesso lui. Vediamo se riusciamo. Ecco, la chiamata è in corso. Oh, Benedetto, salve. Noi non ci conosciamo, ciao. È la prima volta che ci vediamo. Ciao Benedetto. Esatto, buonasera. Allora, Benedetto lavora in Arte Betto, giusto? Sì, esatto. In Piazza Armerina, è un cantante, è una persona che ha già avuto tanta esperienza in questo settore, che cerca, penso che sia il tuo obiettivo diventare un cantante professionista o no? Io ci spero tantissimo perché comunque sto puntando tanto su questa cosa della musica. Però comunque ho tanti altri progetti, questo è quello principale. Dimmi una cosa, raccontaci un pochettino di te, come è iniziato e quando ti sei avvicinato alla musica? Praticamente io ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della musica quando avevo più o meno 13 anni, cioè io guardavo i vari talent, allora c'era solamente Amici se non sbaglio, e da lì poi succedeva magari che cantavo sopra le canzoni che ascoltavo in quel momento e mi sono reso conto che era una cosa che mi piaceva. Piano piano, anche a casa, attraverso il karaoke, magari provavo a interpretare qualche brano, fino a quando poi ho detto, ma perché non mettere comunque a disposizione degli altri questa cosa? Vediamo se viene apprezzata. E allora comunque ho partecipato ai primi festival di primavera che ci sono stati qua a Piazza. Non so se ricordate voi quelli condotti da Mirko Milazzo e Gaetano Pecoraro al Teatro Garibaldi. Sì. Sì, solitamente ho partecipato sempre duettando con qualcuno. Ad esempio, la prima volta con Daphne Polizzi cantai Vivo per lei. Poi ho partecipato a un altro festival sempre condotto dai due ragazzi in piazza, si chiamava Festival Bar.
Ho duettato con mia cugina Martina perché anche lei si dedica a volte al canto, magari non riesce, cioè non è riuscita a fare della musica il suo lavoro, però comunque è una passione ed è molto brava. E comunque anche ho partecipato con lei. Poi ho partecipato sempre a un altro festival di primavera, l'anno successivo, e poi successivamente nel 2017 ho aperto cioè il mio canale YouTube. Quindi per la prima volta mi sono messo in gioco, in Senti, discussione. ti dispiace, io vorrei fare sentire ai nostri ascoltatori, se ci riesco, perché ho avuto dei problemi tecnici con i video oggi, un brano cantato da te, che è molto conosciuto e che è Bella Ciao, una tua versione che veramente a me è piaciuta moltissimo. E poi ci ritorniamo. Grazie. Allora, la faccio ascoltare, andiamo? Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire. Di un bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutte genti che passeranno mi diranno che. Bravissimo.
bravissimo, bravissimo Benedetto. Grazie. Veramente interpretata. Talenti che crescono, Nicola, talenti piattesi sì, che crescono. Ma raccontiamo come ci siamo, come siamo entrati in contatto. Racconto come siamo entrati in contatto con Benedetto, perché lui mi ha mandato un'email e mi ha detto, dice, ma come mai non date spazio ai cantanti? Io ho spiegato a Benedetto che non siamo noi che non diamo spazio, anzi, io sono un amante della musica, suono diversi strumenti, mi piace la musica e quindi figurati, non vedo l'ora, soltanto che molto spesso i cantanti giovani hanno qualche problema riguardo alla comunicazione, perché basta fare dei piccoli comunicati e mandarli un po' in giro, uno ti fa anche della buona pubblicità e noi non aspettiamo altro, anzi io invito tutti coloro i quali si occupano in qualche maniera di qualcosa di artistico, non solo della musica ma anche di altro, di mettersi in contatto con noi, perché noi riserviamo e diamo sempre spazio alla cultura e alla musica, ok? Benedetto, allora, quali sono, qual è lo stile al cui tu ispiri di più tu? Allora, io prevalentemente sono un cantante pop, tra l'altro scrivo anche solitamente la mia musica, ho un produttore che mi aiuta a, diciamo, produrre appunto le mie canzoni, fino adesso ne ho prodotta una che si chiama Parete Verticale, non è mai stata pubblicata in nessun social tipo YouTube, Facebook o Instagram, perché punto, diciamo, a creare tanti pezzi e poi mandarli magari alle etichette discografiche, e se dovessi invece pubblicarli su questi social diventerebbero poi pubblici, quindi non potrebbero più essere di diritto delle case discografiche che poi prenderebbero i diritti. Sì. Questa canzone però comunque l'ho portata a un talent non televisivo, che è il primo in Italia praticamente, si chiama Tour Music Fest, ed è un talent che è cresciuto con gli anni di importanza, è presieduto dal maestro Mogol, ma comunque ci sono all'interno tanti sponsor importanti, ufficiali come Hard Rock Cafe, oppure Sony, Ableton. E queste, l'estate scorsa sono stato appunto prima a Catania, dove ho affrontato le selezioni, le audizioni, e ho portato Ti dedico il silenzio di ultimo, che è il mio cantante preferito, tra l'altro, ed è il cantante, l'artista a cui mi ispiro maggiormente, sia per musica che per testi, e sono passato con quasi il massimo dei voti, essendo comunque la mia prima esperienza, è stato un buon risultato, e poi sono passato alla fase successiva, che erano le semifinali praticamente, perché poi si disputavano le finali a Roma, e ho portato appunto Parete Verticale, la mia canzone, passando di categoria da interprete a cantautore, e comunque è stata molto apprezzata, perché loro, ricordo, mi mandarono tramite email la recensione. Purtroppo non passai perché sicuramente c'era qualcuno di più bravo, ma ho ottenuto un risultato, un punteggio di 38/40, che comunque è alto come punteggio. E mi dissero appunto che avevo uno stile ben definito, che avevo il look da cantautore, perché loro guardano molto il look. Adesso nel 2019-2020 è molto importante per un cantante avere un look e uno stile ben definito, perché comunque tu hai una presenza mediatica, sei un personaggio mediatico anche, e apparendo anche nei social, comunque in televisione, devi avere appunto la tua identità, diciamo. E loro mi hanno fatto i complimenti su questa cosa, ma soprattutto mi hanno fatto i complimenti perché mi hanno definito molto moderno, quindi dei giorni nostri, è un pop definibile e definito, è molto simile appunto ad Ultimo. Che comunque questa cosa un po' mi ha fatto storcere il naso, non tanto perché è un complimento enorme, è bellissimo, però comunque vorrei anche avere un mio stile, quindi comunque vabbè, per come prima, diciamo, prima prova è andata bene, dai, non c'è male. Benissimo Benedetto, io ti ringrazio per questa tua partecipazione, però vorrei che tu dicessi nuovamente come trovarti su YouTube, e farei un appello a tutti i cittadini piazzesi di andare su questo sito su YouTube, su questo canale YouTube, il canale di Benedetto, e cliccare su Segui il canale. Perché è importante che voi abbiate molte persone che vi seguono, e se noi da cittadini piazzesi possiamo darti una mano, lo dobbiamo assolutamente fare, anzi, andiamo lì, così aumentiamo un pochettino le iscrizioni, perché più conosciuto sei e più è facile, certo, per entrare. Certo. Tra l'altro volevo aggiungere una cosa, proprio pochi minuti fa, una mezz'oretta fa, ho pubblicato un nuovo video che è in collaborazione con una ragazza di Trieste, che si chiama Beatrice Blaskovic. Praticamente abbiamo fatto a distanza, vista la quarantena e vista comunque la distanza che c'è,
una cover di Say Something, il brano di Christina Aguilera è A Great Big World, è stata pubblicata proprio poco fa su YouTube. È stata la mia prima collaborazione questa qua, quindi comunque come primo progetto poteva andare anche peggio, però è andato bene alla fine, dai. Purtroppo quello non lo possiamo mandare perché c'è il problema dei diritti d'autore, tu sai che qui... No, non lo so, lo so. Non possiamo, non possiamo mandarlo. Però io... basta andare sul, sul canale Benedetto Betto Lavori e lì poi trovate tutte le cover, tutti i miei video pubblicati. Diamo l'indirizzo completo, è youtube.com channel, se non sbaglio, / Benedetto Lavori, giusto? No, è Benedetto Betto Lavori, però posso dare il link perché il link sì. È lungo. Ah sì, sì, vabbè, d'accordo, ma basta scrivere, io l'ho trovato, basta scrivere Benedetto Lavori. Benedetto Betto Lavori. Benedetto Lavori. E trovate il link immediatamente perché l'ho trovato pure io. Quindi andate lì e mettete, cliccate poi su iscriviti sul canale di Benedetto. Mi raccomando, fatelo. Benissimo, Benedetto, in bocca al lupo. Noi comunque sicuramente ci dobbiamo risentire perché poi avremo modo di vederci anche di persona. E vediamo se questa estate dovrai essere anche protagonista di questa estate piazzese, perché mi sembra giusto. Speriamo. Okay. Speriamo che si riesca a fare vista la quarantena qualcosa. Speriamo. Speriamo, vediamo che succede. Ciao Benedetto, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, carissimo Cateno, vogliamo chiudere? Sì, Benedetto, puoi staccare tu direttamente. Ecco, carissimo Nicola, Cateno, ci siamo. Vogliamo chiudere allora questa serata? In data volta al termine, Nicola, che facciamo al solito, magari per chi si è collegato dopo? Sì, facciamo un riassunto di quello che è successo, va. Sì, allora Nicola, abbiamo iniziato andando come da consuetudine con l'intervento del sindaco, il sindaco che ci ha voluto un po' mettere in evidenza, ci ha voluto designare come è stata la prima settimana di fase 2. La città ha iniziato ad avere cambiamenti, qualche sala cinesca, qualche bar, qualche cosa è iniziata ad aprirsi, qualche negozio che durante la fase 1 è stata chiusa. Abbiamo visto il ritorno, si può dire, un quarto del mercato settimanale. Il sindaco inoltre che ha voluto mettere in evidenza la lettera che è arrivata da parte della Corte dei Conti ha dato dei chiarimenti alla città tutta. Successivamente, non vado in ordine perché poi i temi trattati sempre da parte dell'amministrazione sono stati soprattutto la Corte dei Conti, vi è stato l'intervento da parte dell'assessore Alessio Cugini e da parte del vice sindaco dottoressa Flavia Vagone, che hanno parlato tutti e due sempre su questa lettera che è arrivata da parte della Corte dei Conti, hanno dato anche loro dei chiarimenti. Inoltre l'assessore Alessio Cugini ha voluto parlare dei controlli che ci sono stati in questa prima settimana di fase 2. La dottoressa Flavia Vagone ha voluto mettere invece in evidenza l'aspetto alimentare, perché adesso nella fase 1 siamo stati, si può dire, quasi 2 mesi a casa, adesso dobbiamo iniziare a riprendere, tra parentesi, la vita, quindi dobbiamo iniziare a cambiare di nuovo modo di vivere, quindi cambierà anche il nostro modo di alimentazione. Abbiamo avuto degli attori da nostri concittadini che si sono collegati da Torino e anche loro hanno messo in evidenza la situazione dello spettacolo, l'evoluzione che subirà il mondo dello spettacolo e del teatro, e non per questo vi è stato anche l'intervento del nostro concittadino Urzì, che anche lui ha messo in evidenza la situazione sotto l'aspetto invece cinematografico, come sarà il futuro e quello che sta iniziando a fare il governo e quello che sta iniziando a prevedere magari per il prossimo futuro, la prossima estate. Successivamente abbiamo avuto l'intervento di Luca Paternicò, molto interessante, che si può un po' ricollegare all'intervento fatto dalla dottoressa Vagone, quindi su alimentazione, su sport. Un tema centrale che poi è stato quello di questo incontro, è stato di questa puntata, è stata la situazione Bosco Bellia. In molti oggi vanno a correre, però come abbiamo messo tutti in evidenza, come hai messo anche tu Nicola in evidenza, e sì, andiamo a correre, facciamo attività fisica, però manteniamo sempre le distanze di sicurezza, perché se vogliamo risolvere questa situazione dobbiamo ad oggi mantenere le distanze di sicurezza. Luca Paternicò ci ha detto che con la sua palestra si sta preparando
ad aprire, si spera il più presto possibile, e ci ha parlato anche della situazione che vivono i giovani ad oggi, e come ci ha detto lui, nelle prossime puntate verrà trattato il tema specifico sui bambini. Successivamente abbiamo avuto la presentazione da parte della dottoressa Serena Schillirò della nuova iniziativa che state portando voi come Star News, quindi per chi vuole proporre startup, per chi ha delle aziende, quindi mettere in evidenza magari problematiche o cose positive delle aziende. Non ultimo, permettimi Nicola di commentare il video da parte della dottoressa Cristina, della professoressa Cristina, anche questa volta ha descritto come sarà il futuro. Ecco, gli interventi di oggi mi permetto di dire che iniziano a guardare al futuro, iniziano a guardare quella luce che c'è in fondo al tunnel. E poi, per completare, abbiamo avuto questo spazio musicale del nostro concittadino Lavuri, che ci ha parlato della sua nascita, di questo talento e della sua passione per la musica. Speriamo di vederlo presto nel mondo televisivo. Nicola, completo nel fare gli auguri a tutte le mamme, e ancora una volta grazie per l'invito, buona serata e un saluto a tutti gli ascoltatori. Resta, a te resta, a te. Resta in linea, chiudiamo assieme. Ricordiamo che di andare nel sito YouTube, di cercare Benedetto Lavuri e cliccare su iscriviti. E poi l'indirizzo della rubrica, della nuova rubrica che riguarda le imprese, ma anche i cittadini che potranno anche mandare poi delle domande, delle richieste. Allora è start-news.it/sportello. Questo sarà, è già attivo, potete anche mandarlo a vedere direttamente. Io vi ringrazio veramente per averci seguito, grazie Catano. Grazie Nicola, grazie a tutti. Ci vediamo domenica prossima il 17 maggio. Buona serata. Buona serata.